I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TeachMe e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TeachMe non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declinano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TeachMe, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81%, l'83% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con CFD, rispettivamente con TeachMe UK LTD e TeachMe Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se può sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Ulteriore disclaimer, perché poi fine del webinar verrà dato l'expert, quindi come tutti poi i sistemi che propongo nella chat di Working Forex non sono fatti da me o da TeachMe, ma collaboro con Salvatore, che poi è il programmatore. Quindi TeachMe è l'autore di questo webinar, non sono responsabile per eventuali malfunzionamenti o bug degli strumenti presentati in questo webinar. Tutti gli expert e indicatori sono forniti da terze parti. In caso di assistenza, si prega di scrivere esclusivamente a salab76@gmail.com, che è l'email poi di Salvatore. Io sono Giuseppe Ciricola, Country Manager Italia di TeachMe. TeachMe è un broker non di Lindesk, vuol dire che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity providers, regolamentato dall'FCA UK con fondi segregati e separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono requote, nessuna limitazione sulle strategie utilizzate, la velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Lo spread parte da zero con commissioni tra le più basse del mercato e non ci sono costi su depositi e prelievi. Questa è la mappa dei server di TeachMe, quindi quelli più importanti di Londra, North Virginia e Tokyo, poi ci sono quelli di backup. Potete controllare sempre in qualsiasi momento dal sito di MyFXBook le condizioni che offre TeachMe, spread e incluse le commissioni con altri competitor, e noterete che quasi sempre TeachMe ha le commissioni più basse. È stato anche premiato nel 2018 come il miglior broker per esecuzione e questo signore che vedete con il premio è il nostro CEO Duncan Anderson. Allora, webinar di questa sera, quindi vi mostro una strategia, un caso studio che sto portando avanti su euro-dollaro con l'anti-grid. Come sempre, questi ricordo, ribadisco che sono progetti di training, quindi non ci sono garanzie di successo, quindi non so le vostre aspettative, ma non bisogna crearsi illusioni. Io vi mostrerò degli studi che reputo interessanti, che ci sono dietro questa strategia, vi spiegherò il perché ho scelto proprio questo tipo di approccio e quindi poi nel dettaglio vedremo da dove nasce l'idea del sistema anti-grid, il pattern ingresso che c'è dietro con alcuni dati statistici dal 2014 ad oggi, i filtri di direzionalità che utilizzo io, che sono il Cot Report, è l'analisi retail, è l'utilizzo del sistema anti-grid su un conto trading real, quindi un caso studio che io ho iniziato in concomitanza con la programmazione del sistema anti-grid, perché ogni progetto, quindi ogni cosa che io poi propongo, non è fatta a caso, quindi non finisce, non è il semplice webinar dove io vi mostro l'analisi e poi finisce lì. No, se io sono il primo che investe dei soldi nelle idee che ho e quindi le porto avanti cercando sempre poi di dare un monitoraggio statistico. Quindi vedremo a che punto è adesso il conto con questo anti-grid. E quindi nel primo webinar ricordo che abbiamo già visto tutte le variabili nell'anti-grid, quindi adesso io vedo più o meno siamo sempre gli stessi trader dell'altra volta, leggo qualche nome nuovo, però vi invito a vedere la prima registrazione del webinar di 2 mercoledì fa, poi vi giro magari il link in chat. Però prima che mi dimentico, vi devo anche girare il link della chat perché è un po' da qui che poi parte tutto.
in merito agli aggiornamenti, quindi vi consiglio di iscrivervi. Ve la mando adesso. Quindi la chat è assolutamente gratuita, siamo già più o meno 700 iscritti, quindi ogni giorno io poi condivido tutte queste idee, oltre ovviamente ai vari progetti, quindi expert e quant'altro. Allora, quindi da dove nasce l'idea dell'anti-grid? Nasce da diverse osservazioni che io ho fatto e dati reperiti negli anni sull'operatività dei trader retail che commettono, a mio avviso, i seguenti due più grossi errori: utilizzare la martingala per migliorare il prezzo medio di carico e lasciar correre le perdite e tagliare i profitti. Questi errori sono causati quando ci si focalizza troppo sulla ricerca del pattern perfetto, quindi per raggiungere magari un win rate vicino al 100%. E infatti non è un caso che tutti i sistemi di trading, se ci fate caso anche su internet, la prima cosa che pubblicizzano è la percentuale di successo che deve essere sempre alta e sempre superiore anche al 90% dei casi. Questo soprattutto quando andava molto di moda prima dell'ESMA le opzioni binarie, dove si andava proprio a pubblicizzare il discorso di essere sempre dalla parte giusta, quindi di chiudere ogni operazione in guadagno. Poi si prediligono soprattutto questi sistemi a grid in martingala perché si punta sempre a migliorare il prezzo medio di carico, chiudendo le posizioni in profitto con pochi pips. Questo sistema può funzionare quando il mercato si muove in laterale, proprio perché c'è sempre anche quest'altra leggenda, diciamo, se vogliamo, sul Forex, che per il 70% del tempo il mercato si muove in laterale, però poi non si considera mai cosa succede nell'altra parte, nell'altro 30%, e sono lì che un po' poi nascono i vari problemi. Sempre molto importante ricordare, perché questo poi quando andremo a vedere soprattutto il pattern, che il win rate, quindi la percentuale di vincita di un sistema, non significa assolutamente nulla e influisce bisogna considerare che questo viene influito ovviamente dal risk e reward che noi andiamo a mettere sul piatto. Quindi, ovviamente, se chiudiamo le operazioni in pochi secondi, è normale che avremo una percentuale di trade di successo molto alta. Ma cosa succede se un'operazione non guadagna quei famosi 5 pips che magari ci siamo prefissati come guadagno? Lasciamo correre perché siamo convinti che poi prima o poi questo prezzo ritorni, questo prezzo il mercato lo vada a rivedere, quindi magari anche poi applichiamo delle tecniche di martingala. E quindi andiamo a migliorare, cerchiamo sempre di migliorare il prezzo medio di carico. Quindi non ci focalizziamo sulla percentuale di successo perché questa non significa assolutamente nulla e vedete come venga poi influenzata dal rischio rendimento, dalla tabella che vi ho già mostrato anche nel precedente webinar. Non è mia, non l'ho fatta io, di un trader che si chiama Francesco, se non sbaglio. Comunque il suo sito è Buzz Trading. Ragazzo molto preparato che vi consiglio di seguire. Quindi questa qui, tra l'altro, è un equity che ho postato anche qualche giorno fa in chat, dove è una strategia che si basa sui gap che producono i breakout. Io non so se quanti di voi conoscono questa strategia, però io ho alcuni clienti che la utilizzavano, alcuni trader con cui mi sono confrontato. È una tecnica che punta al ritorno dei breakout, che su euro dollaro in questo periodo, se vogliamo, sta andando anche molto bene perché il prezzo ritorna sempre verso la media. Praticamente questa strategia che cosa fa? Quando parte un breakout, rompe un livello, che può essere un'esistenza, un supporto, si punta poi al rientro della volatilità. Questa strategia, senza uno stop loss proporzionato, perché questa strategia magari può farvi guadagnare 10 pips, ma ovviamente se andate a impostare un risk reward di 1 a 1, non guadagni 9 volte su 10. Deve essere chiaro. Questa strategia guadagna 9 volte su 10.
proprio perché si punta sempre al rientro del prezzo del breakout, però non si mette praticamente lo stop loss. E che cosa succede? Che pur vincendo 9 volte su 10 si ha un equity del genere. Quest'equity che poi può modificare, che cambia, quindi è la stessa strategia, ma applicando ad esempio uno stop di volatilità, quindi basato sullo strumento, inizia ad essere vincente. E questa dimostrazione che la percentuale di vincita di un sistema non significa assolutamente nulla se poi non andiamo a bilanciare con il risk reward. Ok, quindi questa cosa deve essere molto chiara anche perché sarà anche fondamentale nel sistema anti-grid. Poi chi utilizza le griglie, quindi questo approccio magari di guadagnare pochi pips e di lasciar correre le posizioni, si trova poi a fare i conti con questo tipo di statement. Non so se si vede bene, magari quello. Aspettate che. Che ho fatto? Allora, aspettate che. Chiudo questa. Allora, poi ci si fa i conti con uno statement di questo tipo, dove praticamente si lasciano correre le posizioni fino a quando il prezzo medio di carico non rientra, magari si fa anche aging tra lo stesso strumento e poi si ritrova con costi di swap altissimi e con un equity in continua perdita e praticamente questi conti sono irrecuperabili, cioè si crea un effetto che io chiamo l'effetto placebo di chiudere tutte le posizioni sempre in gain per soddisfare magari il proprio ego. Però poi si fa i conti con la realtà, dove questo tipo di approccio comporta rischi altissimi. E questo non è un caso raro, sono degli statement di praticamente moltissimi clienti che utilizzano questi sistemi martingala, che comunque continuo a vedere che sono molto pubblicizzati. Quindi sono le cosiddette griglie. Praticamente che cosa si fa? Le griglie più spartane sono, si vanno a puntare dei supporti entro qui, poi se il mercato continua a scendere entro qui, quindi magari poi aumento l'esposizione, cioè l'esposizione ci sono delle martingale che non vanno a moltiplicare magari per due l'entrata, ma lo fanno con una certa, in una certa percentuale, però sono sempre più rischiose. Perché il prezzo ovviamente se si muove in laterale come in questo caso può pagare, però nei primi trend molto forti va a bruciare il conto. E gli scenari frequenti utilizzando questo tipo di approccio sono costi notevoli di swap dovuti al mantenimento delle posizioni in essere, necessità di una leva altissima per sostenere l'operatività in martingala, continuo hedging sullo stesso strumento per bloccare la perdita dell'equity e non esporsi durante le news ad alto impatto gap del weekend e continui inversamente per mantenere l'operatività in piedi ed evitare quindi degli stop out. Arrivo tra un secondo, eh. Ok, scusate, ma io ho quattro monitor e si è spento uno, non so perché, quindi l'ho dovuto riavviare. Mi sono tolte tutte le schermate. Ok. Quindi dicevo, questo approccio funziona fino a quando il mercato si muove in laterale con una vola stabile in un range non troppo ampio, permettendo così il continuo miglioramento del prezzo medio di carico. E non funziona, e porta alla rovina quando il mercato parte con movimenti direzionali decisi partendo dalla
con bassa volatilità fino ad aumentarle esponenzialmente, non permettendo in questo modo il giusto position sizing di questi sistemi. E euro-dollaro un po' lo insegna. Notate che praticamente è quasi impossibile trovare dei sistemi a griglia dopo che partono dal prima del 2014, perché il 2014 è stato l'anno, se vogliamo, in cui si sono bruciate tutte le griglie, quasi il 99% delle griglie sono state bruciate per questo tipo di approccio. Infatti era partito un trend molto forte, se non sbaglio, dal giugno 2014 fino alla fine dell'anno, e la caratteristica di questo trend era che, partendo da una bassa volatilità, ha creato una falsa illusione ai trader che andavano a puntare la martingala in questo range perché c'era bassa volatilità. E quindi che cosa bastava fare? Bastava semplicemente aspettare un breakout, un qualcosa, e ripuntare al rientro di quella volatilità, proprio perché si lavorava in bassa volatilità, e quindi era facile anche poi creare dei sistemi in martingala dove si andava ogni volta a raddoppiare la size e si rientrava sempre nel prezzo medio di carico, fino a quando però poi non è partito il trend forte. E la volatilità, che cosa è successo però? La volatilità non è rimasta la stessa, ma la volatilità è aumentata. E quindi questo che cosa ha comportato? Che chi andava a posizionarsi in martingala non aveva più dei riferimenti con la volatilità precedente. Sto parlando di chi magari la utilizzava con un certo criterio. Non sto parlando di quelle martingale lasciate un po' che lasciano un po' il tempo che trovano, che fanno martingala ogni 20-30 pips. Qui sto parlando di martingale già un po' più evolute che andavano e prendevano come riferimento magari la volatilità. Però un aumento così incisivo della volatilità unito a un trend molto verticale è andato a bruciare sostanzialmente il conto. Da questo tipo di ragionamento è partito un po' tutto lo studio dell'anti-grid che ho fatto. Anche poi da un comportamento che si può apprezzare con i retail. Io vi consiglio vivamente di vedervi ogni giorno come si posizionano i trader retail, quindi i nostri colleghi sul mercato, perché c'è tanto, tantissimo da imparare. Al di là che poi la strategia, voi troviate una strategia che possa funzionare oppure no. Però andando a guardarvi come si muovono i prezzi medi di carico dei retail, poi ci torniamo, e le percentuali, si capiscono molte cose sull'operatività dei trader retail. E siccome abbiamo visto le percentuali all'inizio che sono sull'80%, che arrivano anche a punte del 90%, quindi è una media, che un range che va dal 65 all'85-90%, quindi studiare un po' che cosa fa la maggior parte dei trader retail, e quindi capire come perché perdono e avere dei riscontri così oggettivi. Quindi, al di là dell'analisi tecnica, che io non sono un fan dell'analisi tecnica, però ovviamente ognuno ha le proprie strategie, ma al di là di focalizzarvi solo sullo studio delle divergenze, oppure, non lo so, delle trend line, focalizzatevi anche sullo studio di come vanno a mercato i trader retail, visto che ci sono gli strumenti, sono assolutamente gratuiti, quindi non dovete nemmeno spendere soldi in un abbonamento, però andatevi a guardare come si muovono i retail. E quello che emerge, perché poi va a confermare l'analisi che ho fatto prima, è che quando parte un trend, la maggior parte dei trader inizia a posizionarsi contro, vedete? E lo fa con dei blocchi molto chiari. Il prezzo sale e si iniziano a posizionare tutti contro trend. Quindi nessuno, la maggior parte, adesso non siamo così catastrofici, però la maggior parte è allergica, possiamo dire, al trend. Quindi non vanno a lavorare a favore di trend, ma vanno a lavorare contro trend. E questo perché? Probabilmente proprio perché le strategie contro trend hanno la particolarità di richiedervi pochi stop, perché ad esempio, se ci pensate, quando parte un trend rialzista, che cosa fa la maggior parte delle persone? Si va a vedere la divergenza, magari tra oscillatore e prezzo, e dice: ok, l'oscillatore sta andando in divergenza, io che cosa faccio? Entro
adesso contro trend mi vado a mettere lo stop sopra l'ultimo massimo, perché è una strategia molto semplice che richiede poco stop, quindi non richiede nemmeno particolari tipi di approcci o di studi della volatilità, e questa cosa funziona anche nel quel 70% delle volte, proprio perché si muove in laterale, quindi si crea una certa illusione da parte del trader che possa funzionare fino a quando non parte un trend fo forte che poi si riprende tutto con gli interessi. Questo è quello che succede, non è una mia riflessione, ma è un qualcosa di oggettivo che si può vedere dai grafici di MyFXBook che ha creato questo tipo di analisi che è assolutamente da conoscere. E la popolazione statistica che MyFXBook si va a prendere non è soltanto il broker Thinkmill o un altro broker di un altro di paesi che non hanno grossi volumi. Qui parliamo a livello globale. Anche se il Forex è un mercato over the counter, quindi i volumi sono altissimi, comunque c'è una buona popolazione statistica su cui andare a ragionare, quindi su cui fare questi tipi di riflessione. Ok, bevo un goccio d'acqua e vedo se c'è qualche domanda. Allora, Gianfranco mi chiede, ma nel sistema grigli non è previsto alcun tipo di stop loss? Sì, alcuni lo prevedono, però il discorso di andare a martingalare le posizioni comporta proprio che l'obiettivo è quello di chiudere quasi sempre in gain, e quindi quando le posizioni vanno male, bisogna poi andare per forza di cosa andare a migliorare quel prezzo medio di carico, e molte volte lo stop combacia poi con la margin call. Allora, insomma, morale della favola, poi bisogna evitare questo tipo di situazione in cui si guadagna. Vedete, la linea rossa guadagna sempre fino a quando non arriva il cigno nero che si riprende tutto con gli interessi. Ok, allora vediamo se mi sono perso qualcosa. Ok, allora sul pattern ingresso dell'anti-grid, quindi da tutte queste, poi io ho fatto questa premessa per farvi capire da dove nasce poi questo studio che voglio portare avanti con l'anti-grid. C'è il pattern ingresso, quindi che entra sugli swing. Vado molto rapido su questo tipo di aspetto perché l'ho spiegato nel primo webinar. Praticamente, che cosa faccio? Entro sull'alternanza dei massimi con i minimi e viceversa. Quindi, ad esempio, il buy deve per entrare buy, barra verde, quindi barra verde, poi rossa. E qui, questo per me è uno swing rialzista e l'anti-grid va a impostare un buy stop qui sopra. Stessa cosa qui, barra rossa, verde, questo qui è un altro swing e ne entra short. Qui vado molto rapido perché già l'avevo spiegato. Quindi il pattern ingresso è un pattern che troverete su qualsiasi mercato e time frame, in quanto rappresenta il naturale movimento dei prezzi, però bisogna avere alcune osservazioni, cioè cercare di attivarlo in bassa volatilità o attivare l'expert, quindi su livelli che riteniamo interessanti come supporti o resistenze, e sempre tenere conto della percentuale di successo di un partner che è direttamente proporzionale al risk reward. Da qui non si scappa. Quindi, se non teniamo a mente quella tabella che abbiamo visto prima, qualsiasi partner non dà i profitti sperati. Quindi attivare il pattern durante la bassa volatilità. Anche qui sfruttiamo qualcosa che è ciclico, che ogni giorno si verifica sui mercati. Quindi voi se vi mettete un ATR a 10 periodi su un grafico H1, noterete come questi movimenti ciclici della volatilità alterna movimenti a bassa volatilità ad alta volatilità. Lo fa sistematicamente proprio perché la
caratteristica del Forex è che, siccome ci sono delle sessioni notturne con bassa volatilità, è ciclico che la volatilità che abbiamo avuto a Londra o durante Londra o New York poi diventa molto, molto meno forte durante poi le fasi di bassa volatilità, quindi durante le fasi notturne. E quindi andrebbe l'expert quando andrebbe attivato per avere degli stop non eccessivi quando c'è bassa volatilità. La bassa volatilità si ha fino dalla sessione notturna, quindi asiatica, fino all'apertura di Londra che arriva prima delle 9. Quindi se attivate l'expert durante la mattina, quindi pari prima delle 8, prima di andare al lavoro, vi impostate la giornata lavorativa, allora siete sicuri quasi sempre di lavorare in bassa volatilità. Non andiamo ad attivare l'expert quando siamo in alta volatilità in queste zone, perché rischiamo poi di andare a pagare degli stop troppo alti. Quindi questo deve essere poi un primo punto che dobbiamo tenere a mente. Questa cosa vale per l'anti-greed, ma secondo me vale per tutte le operazioni. Per tutti i pattern che voi utilizzate in analisi tecnica, cercate sempre di attivarli, quindi di trovare il punto di entrata quando siamo in bassa volatilità e non quando siamo in alta volatilità. Si può poi inoltre attivare il sistema anti-grid, ad esempio su dei livelli interessanti. Vi sto postando qualche video sulla chat dove vi faccio vedere come attivo l'expert su dei livelli che io ritengo importanti. E poi adesso, poi, quando passiamo sul conto, vi faccio vedere quello che ho attivato io dopo la BCE. E questo pattern io l'ho sempre utilizzato, magari non così aggressivo, perché questa versione che utilizza l'anti-grid è un po' aggressiva come modalità di entrata, però l'ho utilizzato la struttura, quindi lo scheletro diciamo, del pattern, io l'ho sempre utilizzato. Magari a volte ho cercato di andare a trovare l'entrata perfetta, quindi andando a cercare il contesto con l'analisi tecnica o con qualche analisi fondamentale, però in linea di massima la struttura del pattern è questa, e quello che ho notato è che sul lungo periodo io non ho un effettivo vantaggio a utilizzare un pattern che magari deve rispettare la media mobile, deve solo se ci sono tre barre piuttosto che due. Sul lungo periodo no, ho notato che non c'è un reale vantaggio, e quindi lo utilizzo in maniera molto grezza nell'anti-grid, e quindi sugli studi che ho fatto ha sempre portato comunque, ci sono ovviamente dove perde l'anti-grid, ci mancherebbe, però comunque dai progetti di training che sto portando avanti, questa struttura che c'è dietro è comunque sempre è forte. Quello che conta è che poi viene modificato ovviamente dal risk reward che vado ad applicare, viene modificato anche dal tipo di strategia, se trend following oppure min reverting. Quindi, al di là adesso poi del sistema anti-grid, che può piacere o no, la strategia che faccio vedere sull'euro-dollaro, secondo me la quadra del cerchio è crearsi un portafoglio di strategie sul Forex, ma poi anche su altri strumenti, perché ovviamente i mercati sono dinamici e si susseguono delle fasi dove le strategie di trend following vanno molto bene, a dinamiche di mercato dove quelle min reverting funzionano meglio. Quello che sta succedendo un po' come adesso sui mercati, dove il laterale diciamo la fa da padrona. Infatti, non a caso, una delle due strategie che utilizzo con i retail, quella che sta pagando di più è quella dell'eccesso, che lavora in min reverting. Allora, purtroppo io non riesco a mettere la condivisione delle slide, perché Alessandro mi chiede se posso proiettare a tutto schermo, però non riesco poi a seguire bene le slide. Allora, però posso fare questo. Vediamo se è così. Così un po' troppo. Facciamo così. Si vedono meglio?
Ok. Allora, un altro studio, e questo secondo me è una chicca, nel senso che è vero, questo pattern entra a mercato, ha avuto buone statistiche, però è utile per quello che devo andare poi a utilizzare sull'anti-grid. Quindi, quanti pips guadagna il pattern rispetto alla volatilità? Basato su un periodo che può essere di una volatilità settimanale, prima che venga preso a break-even. Avete visto che io vi ho fatto vedere il rientro di breakout nella strategia iniziale dove vi ho parlato di quella strategia che 9 volte su 10 vince, proprio perché punta al rientro dei breakout. Però ci sono delle entrate al mercato che non rientrano, cioè non vanno più a rivedere il break-even. Vediamo se. Ho preparato qualche slide, però vi devo far capire che cosa intendo. Allora. Allora, ci sono dei pattern, ovviamente vedete il susseguirsi dei massimi e minimi. L'anti-grid entra ad esempio su questo swing e prima di andare a ricolpire il break-even, che cosa succede? Se io entro qui ad esempio, il prezzo mi va a favore di 20 pips, poi di solito che cosa si fa? Si dice guadagna 20 pips, ok, la metto a break-even la posizione, cioè significa che io vado a inserire uno stop a pari in questa zona qui. Io mi sono andato a calcolare con uno studio dal 2014 per capire se c'è una logica dietro allo studio dell'anti-grid. Voglio capire quanto tempo ci mette il prezzo, o meglio, quanti pips percorre un segnale prima che mi venga a ricolpire questo prezzo qui. Ok? Non tenendo conto ovviamente del primo perché. Qui sarà una volatilità di 3 pips, ok? Io però voglio sapere almeno 100 pips, riesci a farli prima che mi vai a colpire il break-even? E poi, no, andando poi a comparare questi pips con la volatilità, voglio sapere, riesci almeno a coprire il 100% della volatilità settimanale? Quante volte riesci a fare questa cosa? Quindi, questo tipo di studio lo si può sapere solo ovviamente andando a vedere a ritroso tutte le volte che è partito un setup prima di ritornare a prendersi il break-even. E ad esempio, vedete questo setup qui, prima di andarsi a rivedere il suo break-even, si è fatto, ancora non l'ha rivisto, quindi. Chi ad esempio entra in martingala short, probabilmente è anche riuscito ad uscire da questa situazione perché è andato a martingalare le posizioni. Però il prezzo ancora non l'ha rivisto, il prezzo medio di carico ancora non è stato beccato dal prezzo. E nel frattempo si è fatto 70 pips. Quindi non è arrivato ancora ai 100 pips né soprattutto alla volatilità settimanale. Quindi in questa situazione qui, questo setup io non lo considero per il momento. Quindi nelle mie statistiche che sono andato ad inserire. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono andato a vedere tutte, partendo non dal 5 minuti perché sarebbe stato impossibile, ma dal 2014 ad oggi. Mi sono andato a vedere tutti quei pattern swing che vi ho detto, per quanti pips hanno corso prima di essere buttati fuori per stop a pari. Vedete che la distribuzione è più o meno sui 200 pips nel 2014, ma ci sono stati dei trade che se lasciati aperti tutto l'anno, quindi ecco un altro studio che ho fatto, quindi durante tutto l'anno, hanno corso per 1800 pips, quindi lasciandoli aperti. Quindi senza fare assolutamente nulla, aprendoli e chiudendoli alla fine dell'anno, quindi al 31 dicembre del relativo anno, hanno corso questi pips. Quindi non c'è stato solo un'entrata, ma ce ne sono stati in questo caso, quando è partito il trend da maggio, diversi che sono riusciti a colpire, hanno superato abbondantemente i 1000 pips. Quindi
Immaginatevi di andare a costruire una strategia in martingala su questi tipi di dati. E qui saltano le martingale, perché come fate a andare a martingalare un qualcosa che va oltre le 10 figure? Quindi è molto difficile. Vi comporta comunque sicuramente dei mal di pancia non indifferenti, anche perché poi dovete sempre lì stare ad aumentare il conto per mantenere l'esposizione. Quindi molto importante questo tipo di studio, e l'ho rapportata anche alla volatilità settimanale, che, e vedete come la distribuzione è riuscita, alcuni, la distribuzione della maggior parte dei trader rimane tra il 100 e il 200% della volatilità, ma alcuni trader hanno quasi raggiunto il 1000% della volatilità. Quindi sono dati molto molto importanti, e da qui nasce proprio la mia idea di fare il contrario delle griglie, quindi di non andare a cercare di non andare a cercare di chiudere le posizioni in profitto dopo pochi pips, ma di cercare ovviamente di costruire delle posizioni in antimartingala, quindi anche una costruzione piramidale, per andare a lavorare queste situazioni che non sono frequenti. Quindi per questo dalla maggior parte dei trader viene anche un po' ignorato questo tipo di approccio, proprio perché non dà soddisfazioni immediate, anzi molte volte vi fanno anche molto arrabbiare, perché più delle volte ritorna il prezzo anche dopo aver fatto 50 pips, vi va a riprendere lo stop a pari. Soprattutto adesso sull'euro dollaro lo sta facendo da alcuni mesi, quindi non è facile, non è per tutti avere questo tipo di reggere questo tipo di stress, perché poi si tratta di stress, fino a quando poi non arriva il colpo. E quindi bisogna un po' anche capire che tipo di trader siamo. Secondo me, se si crea un po' un portafoglio di strategie con una strategia del genere, la si abbina anche ad altre strategie che magari sono anche un po' in mirror reverting, riusciamo un po' anche ad avere anche un equilibrio nel proprio portafoglio. Però quello che io sto notando adesso col sistema anti-grid, e poi lo vedremo nelle statistiche, che è molto solido anche in un periodo laterale come questo sull'euro-dollaro. Le possiamo dire tutto quello che vogliamo sull'euro-dollaro, ma che non gli ultimi mesi siano in trend. Anzi, sta ballando adesso tra circa 250 pips e ha una volatilità giornaliera molto bassa. Eppure con il sistema anti-grid, attualmente, con l'approccio che sto avendo, riesco a non a subire dei drawdown pesanti. E io l'ho fatto poi anche nel 2015, vedete che è stato sicuramente un anno più laterale rispetto al 2014, perché qualcuno potrebbe obiettarmi: ok, l'hai fatto su un anno su un anno dove c'è stato un trend forte, molto semplice così. Invece no, anche il 2015, che è stato un anno laterale, ha avuto i suoi trade che hanno guadagnato 1200 pips, ad esempio, o che sono riusciti a raggiungere quasi l'800% della volatilità. Una decina di trade hanno anche colpito il 500% della volatilità, o superato il 500% della volatilità settimanale. Tenete conto che significa che la volatilità settimanale di uno strumento più o meno adesso è 170 pips su euro-dollaro, quindi significa che il 100% significa che una sola posizione va a guadagnare 170 pips, e quindi il 200% di quella posizione ne fa guadagnare 340. Quindi tenete conto che è molto importante rapportarlo alla volatilità per farvi un'idea. Il 2016, che è stato anche un anno dove c'è stata una riduzione della volatilità, anche qui abbiamo avuto i trade che hanno raggiunto oltre i 1000 pips, quindi anche con punte di 800 pips. Anche qui la distribuzione, vedete che come rimane tra il 100 e il 150% della volatilità, ma ci sono alcuni trade che hanno raggiunto il 400%. Questi qui, al di là che voi crediate o meno a quello che io vi sto dicendo, quindi ho
Crediate o meno che il sistema anti-grid sia un sistema valido, questi sono dati su cui poi qualsiasi tipo di strategia che voi andate ad applicare sul mercato sono dati con cui dovete fare, di cui tener conto. E quindi di ogni strategia, non potete avere una strategia e non sapere, se lasciate correre le posizioni, per quanto tempo vi vanno contro e che danno possono fare quelle posizioni. Quindi io con questo studio mi sono andato a vedere appunto il rapporto volatilità e pips, e so per certo che io posso aspettarmi questi tipi di eventi che non sono rari, sono all'ordine anche se vogliamo, in un mese ce ne possono essere anche 5 o 6 di questi, poi dipende dal time frame. Però sono situazioni che possono creare un vantaggio se questo vantaggio lo trasformiamo, a nostro favore. Altrimenti poi se ci andiamo contro ci dobbiamo aspettare per queste situazioni. 2017, ad esempio, che è stato un anno, di trend, sostanzialmente soprattutto dopo le elezioni francesi, quando vinse Macron a discapito della Le Pen. Ci sono state punte che hanno raggiunto 1400 pips, quindi non vi sto parlando di 5 anni fa, ma di 2 anni fa. Quindi sono state situazioni sicuramente che hanno comportato delle situazioni di volatilità interessanti, perché siamo arrivati anche a punte di 700%, quindi significa che ogni questi trade, se lasciati correre, fino alla fine dell'anno, avrebbero raggiunto questo tipo di percentuale. 2018, anche questo, se vi ricordate, da aprile del 2018, da 1,25 l'euro-dollaro poi è sceso adesso a 1,15, ha avuto queste punte, quindi soprattutto anche verso la metà dell'anno ha avuto queste, da aprile, se non sbaglio, che c'è stato il crollo dell'euro-dollaro, lasciando correre le posizioni fino alla fine dell'anno. Mi sarei sempre trovato con questa situazione qui. Quindi, rispetto alla volatilità, ha guadagnato anche qui punti superiori al 500%. Quindi, riassumendo un po' tutto, vedete come la distribuzione rimane sì tra lo 0%, tra il 100% e il 200%, quindi la maggior parte chiude qui. E come ho detto prima, io ho preso in considerazione solo, i trade che hanno guadagnato almeno 100 pips. Almeno quello, quindi trade che guadagnavano 50 pips e poi ritornavano indietro, non li ho presi in considerazione. E quindi questi sono tutti trade che dal 2014 al 2018, e questa è la potenza in pips. Quindi vedete le punte, il massimo sono stati fatti di 1800 pips. Ora potreste anche crearvi delle strategie su un tipo di volatilità di questo genere, cioè dirmi: guarda Giuseppe, ok, buono studio, però secondo me io posso farmi una martingala tenendo conto che la massima, il massimo evento negativo, quindi il massimo cigno nero che c'è stato in questi 5 anni è di 1800 pips. Quindi io mi costruisco una martingala su 2000 pips. E sostanzialmente sono tranquillo. Per me va anche bene un approccio del genere, perché è stato comunque studiato in base a una volatilità, però teniamoci conto che la volatilità è muta, nel 2008 non era questa, era una volatilità 3 volte superiore a quella del 2000. 14, quindi bisogna stare un po' sempre poi attenti, però se si accetta il rischio di dire io 2000 pips so che brucio il conto, va benissimo, però crearsi delle martingale senza alcuno studio dietro, allora in quel caso no, no, non va bene. Questo è un altro grafico sulla distribuzione dei prezzi delle entrate, che vedete che la maggior parte chiude tra i 100 e i 260 pips, quindi la maggior parte di questi trade. Perché vi sto facendo vedere queste cose? Perché io poi li porterò sull'anti-grid. Io non sono abituato a spiegarvi la strategia dal grafico, perché può lasciare il tempo che trovo. Quindi, se
cerco sempre di, non so se vi piacciono questi tipi di studi, però per me è molto importante fare una ricerca statistica prima di proporre qualcosa. E qui invece la distribuzione tra la potenza appunto di quanti pips fa rispetto all'ATR, quindi alla volatilità settimanale. Vediamo che la maggior parte va a farsi il 35-121% della volatilità. Mi sono andato a vedere anche la potenza oraria, cioè ho cercato di capire se esiste un vantaggio ad attivare l'expert in determinate situazioni. In realtà c'è, quindi dall'evidenza ho visto che comunque attivandolo nell'orario di Londra e New York è più vantaggioso andare a cercare il pattern, perché sono pattern che non tornano indietro, quindi anche qui come si può ribaltare se non piace lo studio che sto presentando io? Evitare di andare a fare le martingale durante queste fasce orarie di grossa liquidità, quindi di Londra o di New York, perché magari se parte un movimento poi è molto più difficile che ritorni indietro. Quindi poi mi sono andato a vedere anche se esiste un vantaggio nei mesi, e quello che è emerso è maggio, però questo tipo di statistica è anche inficiato dal trend che è partito a maggio del 2014, dove il grosso del guadagno è stato fatto in quel periodo. Allora, abbiamo un goccio d'acqua, non so se ci sono delle domande. Vi piace intanto questo tipo di studio? Lo ritenete utile? Avete delle obiezioni? Molto interessante, ok. Allora, poi spiego meglio le entrate, cioè adesso la vediamo dal vivo perché comunque l'expert sta ragionando. Quindi io poi li ho riassunti anche questi pips per vedere quanti pips ci sono stati sul piatto. Vedete come ci sono ogni singola, cioè ogni operazione, quindi tutte queste operazioni, se aperte e lasciate correre e poi sommate durante l'anno, hanno guadagnato queste situazioni. Quindi ad esempio nel 2014 ci sono stati sul piatto oltre i 35.000 pips. Qui 47.000 pips, qui 24.000, e man mano che la volatilità è scesa, perché negli anni comunque euro-dollaro la volatilità è sempre più bassa, è diminuito anche il guadagno, diciamo, comunque si è avuto una diminuzione fino ai 28.000 del 2018. Quindi questi sono pips che ci sono sul mercato, sono sul piatto. Quindi sta adesso a noi, a poi a chi utilizzerà il sistema anti-grid nelle modalità che andrà ad utilizzare, cercare di prendere il massimo di questi pips. Ok? Ovviamente ci saranno gli stop da decurtare, però questi sono, diciamo, è la potenza che dà un segnale e tutti i pips quindi che lasciamo correre, poi sommati danno questi risultati. Adesso vado avanti, poi se mi volete le slide ve le do, però ad esempio ci sono, per farvi capire un po' lo studio che ho fatto, ad esempio la barra annuale, se voi andate a prendervi l'open close, dall'apertura alla chiusura ha fatto 1645 pips, dall'apertura alla chiusura. Se prendiamo invece il massimo e il minimo, ha fatto 1925 pips, quindi il ratio, cioè la differenza tra questa barra qui, open close e high low, è stata dell'86%, quindi è stata una candela ribassista molto forte, annuale, quindi non sto parlando di mensile o daily, e quindi sicuramente un anno di trend. Sul grafico H1, quanti swing ci sono stati? Cioè quante entrate a mio favore ci sono state? Ce ne sono state 63, di cui 26 long e 39 short. Però, siccome è stato un trend ribassista, la durata media degli swing long è stata di 14 giorni e la potenza totale, quindi tutte le operazioni lasciandole correre fino
ai relativi stop hanno guadagnato massimo 5.000 pips, però nessuna di queste è riuscita ad arrivare alla fine dell'anno perché sono stati raggiunti degli stop a pari. Ok, mentre quelli short, visto che comunque sono stati avvantaggiati dal trend, sono durati in media 65 giorni e hanno avuto una potenza complessiva di 30.000 pips. E lasciandoli correre, quindi tutte le operazioni aperte, lasciandole correre, hanno guadagnato in totale oltre 27.000 pips. Quindi sicuramente è stato un anno molto interessante per chi ha utilizzato dei sistemi di trend following. E la durata media dello swing, senza calcolare quella annuale, cioè io qui ho tolto tutti quelli che hanno guadagnato fino alla fine dell'anno, quindi io mi sono detto ok, magari non riesco a reggere fino alla fine dell'anno, però voglio capire almeno qual è la durata media di uno swing. Quindi mi posso aspettare, che ne so, che mi faccia 150 pips, quanti giorni ci mette per farlo? E quindi mi sono ricavato queste medie qui che vedete qui, e la durata media è di 197 pips, quindi pari al 112% della volatilità settimanale. Quindi poi ho fatto gli studi su tutto il 2015-2016, vado avanti perché in un'ora si vede che già non ci sto. Quindi anche nel 2018, ad esempio, la media è stata di 119 pips, quindi significa che se voi avete una posizione che sta già guadagnando 120 pips adesso nel 2019, magari sarà un po' diverso, però se fate lo stesso studio, quando vedete che arrivate a queste situazioni, vi dite, ok, magari posso iniziare a chiudere le posizioni, magari parte delle posizioni che avete aperto. Ok, io ho i filtri di direzionalità perché questi studi sono relativi al pattern, però io ogni giorno cerco di creare comunque una sorta di direzionalità al sistema anti-grid e utilizzo due sistemi. Allora, uno è il COT report e l'altro l'analisi retail. Allora, il COT report anche qui ha delle statistiche molto importanti, è una cosa che funziona. E questo era uno studio che io ho fatto andando a costruire in situazioni piramidali sul COT report. Quindi, quando ci sono, sapete tutti intanto cos'è il COT report? Sì, ok, la maggior parte sa cos'è il COT report. Qualcuno no, però ragazzi, è praticamente che cosa vi riporta le posizioni dei grossi speculatori sul mercato dell'euro sul future, quindi non sullo spot. E ogni settimana vengono pubblicati questi dati e io cerco di comunque no, di non andare mai contro questi grossi speculatori o quantomeno comunque cerco di dargli sempre un'occhiata e di farmi trovare con un filtro di direzionalità attivato a favore delle posizioni del COT report. Quindi se loro sono short, io cerco magari dei setup prima ribassisti sull'euro-dollaro. Stessa cosa cerco di trovare, visto che le due cose sono molto compatibili, nel senso che di solito quando i grossi speculatori sono short, i retail si trovano dalla parte opposta. Quindi cercano un'ulteriore conferma dall'analisi retail. Allora, vi faccio vedere dove io prendo l'analisi retail dal sito di MyFXBook e vado praticamente a vedermi come sono posizionati i piccoli speculatori rispetto allo strumento. Esempio, per farvi vedere quando c'è stato il... Dov'è? Aspettate un attimo. Vedete, quando ad esempio parte un trend ribassista, la maggior parte dei trader si trova sempre dalla parte opposta. Qui mi sono ricavato quindi due strategie di cui stiamo parlando ogni giorno sulla chat e non ci ritorno oggi perché altrimenti sarebbe infinito il webinar, però strategia trend following è una in inverting, quindi un dato importante da guardare
anche qui insieme al Cote Report. Invece il Cote Report lo andiamo a vedere da Investing, quindi andate su Investing Home sul calendario. E ogni venerdì sera vengono pubblicate le posizioni sul Cote Report. Ok, quindi queste posizioni speculative meno 99 sta a significare che le net position sono short, quindi sono posizionati in short, dove vedete meno significa short. E poi anche su, entrando nel dettaglio, vedete come poi queste posizioni sono durature, anche se arrivano con una settimana di ritardo. I grossi speculatori, quando entrano al mercato, non è che ci stanno un giorno e poi se ne scappano. Soprattutto quando ci sono delle fasi di trend, loro restano al mercato il più a lungo possibile. Guardate nel 2014, ad esempio, quando è partito quel trend ribassista, loro erano short. Quando è partito quello sul rialzista, nel 2017, loro erano long. Ok? Quindi queste fasi qui, il Cote Report è molto, anche molto importante, quindi io la mattina che cosa faccio? Mi vado a vedere sia il Cote Report che l'analisi retail, e quindi in base un po' a questo decido come poi entrare sull'anti-grid. L'anti-grid che lo scopo qual è? Io adesso vi faccio vedere il conto che ho come studio, quindi perché proprio come vi ho detto prima io sono il primo che investe in queste situazioni. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono aperto, ho voluto fare questo tipo di studio. Mi sono immedesimato tra virgolette in un trader che ha magari poco capitale, e quindi con leva sicuramente non bassa, perché non vado mai oltre la leva 10. Mi sono creato quindi una situazione di questo caso studio, dove ogni mese io vado a versare dei fondi per crearmi un piano di accumulo su questo conto, però voglio sfruttarlo in modo tale che sia sia bilanciato, che non mi faccia perdere troppo, e che però quando io non guadagno, perché io qui con l'anti-grid penso che si sia capito che io vado a cercare, che il mio obiettivo è quello di cercare delle situazioni piramidali, quindi praticamente io lavoro sul cigno nero delle martingale, cioè io voglio che ci sia un movimento direzionale che mi faccia guadagnare molto. Da quel movimento direzionale io devo trarre il massimo, quindi andarmi a creare delle posizioni. E questa cosa ovviamente non avviene tutti i giorni, non sta avvenendo adesso sul conto, perché euro-dollaro è praticamente si sta muovendo in maniera molto erratica, ma soprattutto lo sta facendo con una volatilità molto bassa. Però nonostante questo io riesco a essere abbastanza, cioè il conto è molto sostenibile, ve lo faccio vedere da MyFXBook perché è importante andarlo a vedere come si sta comportando. Vedete, in leggera perdita. Però, nonostante il mercato molto laterale di euro-dollaro, è riuscito anche a guadagnare, arrivando a punte del 4% per poi perderle. Quindi questa è stata sicuramente la fase che mi ha allarmato di più, perché c'è stata una fase di drawdown dove è andato a fare questo 6%, però la cosa che a me interessa è che non c'è un drawdown esagerato. Quindi sta lavorando adesso una situazione di mercato non favorevole, l'anti-grid, per come l'ho impostato, perché nel precedente webinar vi ho fatto vedere che l'anti-grid ha mille modi per essere utilizzato, però per come lo sto utilizzando io, per quello che sto cercando io, ho fatto oltre 788 trade, però vedete che ho un rischio rovina, che è molto importante anche questo da calcolare, di 1200 pips, e 1200 trade, scusate, non sono pips questo. Quindi significa che io, per bruciare questo conto, per come lo sto utilizzando, devo prendere una serie negativa di trade di 1200 trade.
Quindi per bruciare questo conto dovrei mettermi ovviamente di impegno. Però vedete come il balance cresce proprio perché sto facendo questo piano di accumulo che mi sta facendo aumentare il conto, quindi aumenterò anche le size, di conseguenza per avere sempre lo stesso rapporto di margine in pips. Quindi io mi sono anche poi creato una tabella, queste cose se le volete ve le do. Quindi mi sono impostato un 10% annuo, che non è tantissimo se ci pensate come guadagno, e con dei versamenti da 500 euro al mese, io mi aspetto che in un anno il mio conto sia questa somma qui, quindi di 7.000, dove avrò una size singola di, sempre rapportandola ai margini in pips, di 10.000, avrò questa size. E quindi c'è lo scopo è quello di crescere in maniera esponenziale, però si può fare soltanto se si ha una strategia che, non, che sia sostenibile. Quindi adesso, ovviamente, mi piacerebbe che la strategia guadagnasse ogni giorno, però questo non è possibile. In un mercato laterale, se io cerco direzionalità, non può guadagnare, ne devo prendere atto. Però devo farmi anche furbo, perché voi sapete che nel Forex e poi alla fine del webinar vi do il link dove potete fare questa cosa, guadagnare i rebate su ogni singola operazione, perché se avete notato, questo sistema, per come l'ho utilizzato, ha fatto 788 pips, 788 trade, ok? Quindi 788 operazioni. Sta perdendo, perde poco, però su queste 788 operazioni, voi se vi agganciate a qualche provider, poi io ve lo scrivo in chat qual è, voi potete anche guadagnare dalle commissioni. Ok? Quindi questa cosa qui vi dà anche non un contentino, però è una cosa di cui non si può ignorare. Adesso siamo in questo. Siamo nel 2019 e queste opportunità vanno colte, quindi io ve lo dico, e avete un sistema che fa tante operazioni, perde poco quando c'è il laterale, deve guadagnare quando ovviamente ci sarà la direzionalità, però guadagnate anche ogni giorno costantemente dalle commissioni. Ok? Quindi questa cosa qui è da tener conto. Poi lo potete applicare su qualsiasi strategia. Allora, quindi, e poi lo scopo di questa strategia è qui che poi si legge un po' il tutto, è che una buy o una sell, quello che è, deve guadagnare almeno 3 in perdita, ok? Quindi fate almeno questo tipo di rapporto quando utilizzerete, se utilizzerete questo tipo di strategia, dove una in guadagno deve coprire almeno 3. Vedete come io, nello statement che avete visto lì, ci sono molte operazioni che addirittura questa va a guadagnare anche 6 operazioni in una volta. Quindi se avete questo rapporto, siete molto più tranquilli. Questo rapporto qui io ve l'ho anche, vi ho suggerito anche come tenere traccia di questo tipo di direzionalità, andandolo a rapportare alla volatilità. Se voi aprite le info posizioni dell'expert, ovviamente dovete aspettare il pip. Vedete che vi rapporta quel discorso qui che ho fatto sulla volatilità, questo qui. Qui il 700 al 100%, questa roba qui. Io ve l'ho calcolato in automatico, io, Salvatore che saluto e che è il programmatore che esegue che fa queste cose, io non so programmare assolutamente nulla. Però per ogni singola operazione io voglio sapere quanta volatilità sta guadagnando, ok? Quindi quando vedete che sta guadagnando, per esempio, il 100%, allora dite, ok, il 100% dagli studi che ho visto dal webinar di Giuseppe è una distribuzione che raggiunge con una certa facilità, quindi
quindi posso iniziare a chiudere queste operazioni. Quindi così rispondiamo alla domanda, ok, lascia correre le operazioni, ma fino a quando? Fino a quando non, fino a quando almeno si arriva al 100%, o fino a quando un'operazione in guadagno me ne fa chiudere tre in perdita e avete poi una situazione piramidale favorevole. Io ad esempio con i video che sto mostrando nella chat, molte volte mi è capitato di mostrarvi una situazione in cui partendo da qui, da questa direzionalità dove ho recuperato tutto quel drawdown che avete visto, io sono partito da questa operazione e man mano che aprivo posizione mi sono trovato con tre sell qui, poi ovviamente le buy venivano chiuse in perdita, ma di quelle tre sell che io andavo a aprire, una mi andava a coprire tutte e tre le perdite, quindi avevo due sell più altre tre che erano state aperte in quel giorno lì, quindi avevo cinque sell. E quindi immaginate che l'antimartingala è molto forte se utilizzato in questo modo. Venendo all'esempio di oggi, io l'ho attivato dopo la BCE. E adesso veniamo un po' alla tecnica che utilizzo. Vi sono chiare un po' le informazioni dal pannellino, le trovate comunque sia sul manuale che abbiamo postato nella chat di Working Forex, sia sul precedente webinar. Quindi allora, l'expert oggi, che cosa ho fatto? Ho dato un livello di attivazione in quest'area qui e lui ha iniziato ad aprire le operazioni basandosi sullo swing. Quindi l'ho attivato, vediamo a che ora. Allora, l'ho attivato in questa situazione qui. Vedete che l'antigrid vi fa anche, vi mostra con questa freccetta, non so se si vede bene, l'entrata, ok? Qui mi mette il quando non entra al mercato direttamente, quindi qui c'è lo swing. Allora, lo short come funziona? Molto semplicemente, c'è una barra rossa, alternanza barra verde, per me questo è uno swing short, entra qui. Per il long c'è una barra verde, ok, poi arriva una barra rossa, quindi alternanza massimi qui, minimi, entra buy qui. Quindi, qual è la mia strategia? Sostanzialmente io punto a entrare in questo trading range, ok, e il sistema va a piazzare, può arrivare anche in stop da una parte o dall'altra, però, scusate, può arrivare anche in edging, quindi magari io adesso, vedete, sono con tre sell e due buy, perché io ho dato l'input dal pannellino, io sto descrivendo il tutto come, e lo sto dando per scontato perché sono già state spiegate queste cose nel precedente webinar. Quindi io che cosa ho fatto oggi? Per me la direzione era sell, perché per via del cut report, per via dell'analisi retail, quindi io ho detto al sistema, ok, io voglio entrare al mercato, mi voglio lavorare il trading range, però le prime entrate dello swing me le devi fare in sell, perché io ho quel filtro di direzionalità. E lui che cosa fa? Mi va a eseguire le operazioni in sell e poi mi copre in buy. Quindi nel caso, vediamo dalla data, quindi mi è entrato in sell alle 18.55, ok, quindi mi è entrata una sell, poi il sistema ha detto, ok, la sell è entrata, però c'è uno swing long, nel caso poi ti vada contro, tu resti scoperto, quindi che cosa fa? Lui si va a coprire con lo swing opposto e quindi io vado ad azzerare la situazione. Poi che cosa succede? Si crea un altro swing short e lui me lo fa. Però se in questo caso qui, vedete, io ho messo direzionalità sell e si fosse creato uno swing buy, lui non l'avrebbe fatto. L'avrebbe sostanzialmente ignorato perché io l'esposizione, la prima esposizione dovevo avere la sell. Ok, quindi lui mi entra sell e poi mi dà anche qui l'opportunità di coprirmi perché gliel'ho detto io di coprirsi con tre buy e quindi mi va a zerare nuovamente l'esposizione. Adesso è entrato nuovamente alle 21 short su questo swing, lo vedete qui.
Vedete, alternanza barra verde e rossa. Lui mi piazza uno stop, una sell stop qui, ok? Entra qui e adesso dovrebbe piazzarmi una buy stop a copertura di questo swing. Quindi appena adesso si crea l'ultimo swing long, lui mi entrerà buy, ok? E così finisce il ciclo, che vedete questo pallino verde sta a indicare che è aperta anche, deve ancora coprirsi con una buy. Ovviamente se adesso non fa, se non c'è nessuno swing long dove piazzare il buy stop, io mi troverò fino ai relativi stop con l'esposizione a favore della sell. Quindi lo scenario migliore è che adesso non mi vada a coprire e arrivi qui magari fino agli stop delle buy facendomi guadagnare e poi io che cosa succede? Incasso gli stop delle buy però sto guadagnando con tre sell. Quindi il giochino qual è? Che io poi devo lasciare correre quelle sell. Ok, lo scenario peggiore qual è? Che ovviamente magari il prezzo va qui, ok, mi prende gli stop, io mi metto a break even delle sell perché non voglio perdere due volte, non voglio perdere sia giù che su, quindi quando qui verranno presi gli stop delle buy, io avrò delle sell che saranno in guadagno, quindi quelle saranno in break even. E se le lascio correre, sempre rapportando la volatilità, sempre rapportando il discorso di che una deve guadagnare almeno tre loss, allora mi trovo in una situazione di vantaggio. Però lo scenario peggiore, e che sta capitando anche spesso, e questo però non mi demoralizza perché è capitato molto spesso in questo periodo, in questa situazione di mercato, e il sistema comunque riesce a reggere, è che ritorni verso i miei prezzi di medi di carico. Ok? E quindi che mi faccia poi perdere anche cioè mi chiuda praticamente le sell. In questo caso io fisicamente, cioè vado a incassare lo stop, andrei a incassare lo stop delle buy. Ok? Vi è chiara un po' la strategia? Vediamo un po' le domande. Ok, studio molto approfondito. Sì, ok. Perché? Aspetta, vediamo un po' le domande. Allora, Antonio, allora, perché non utilizzarlo su indici che sono molto più direzionali di euro-dollaro? Puoi utilizzarlo assolutamente sul DAX. Si può fare. Io sono dell'idea che se devo investire dei soldi, devo farlo su qualcosa che conosco bene. Io su euro-dollaro ci sbatto la testa da anni, io ho iniziato dal 2008 e euro-dollaro io lo conosco un po' come le mie tasche, quindi mi sono andato a studiare tutta la volatilità, non ho mai fatto studi sugli indici, poi sugli indici io non posso prendere ad esempio i rebates e quella cosa mi dà un po' fastidio, però si può fare assolutamente, anzi secondo me funziona anche molto bene sul DAX. Mi farebbe anche molto piacere magari ricevere qualche studio statistico in merito. Io lo faccio perché conosco bene euro-dollaro, è anche quello più liquido, dove ho la migliore esecuzione, non ci sono gap clamorosi. Vi ricorderete sicuramente adesso alla fine del 2018 i gap che ci sono stati magari sullo yen o su dei cross euro-dollaro non è stato inficiato, quindi siccome io qui devo fare su questo studio, caso studio, io voglio che questo conto cresca in maniera sostenibile per dare anche un po' un messaggio ai trader su come approcciarsi in modo serio, anche perché io rappresentando un broker e facendo della formazione, tra virgolette, devo dare un messaggio che sia appunto sostenibile, proprio perché la formazione è molto incentrata magari su altri aspetti e ci sono poi anche pubblicità molto ingannevoli dove si creano delle illusioni. Quindi invece voglio dare un messaggio diametralmente opposto dove faccio vedere, guarda, io ci ho provato io stesso e ottengo questi risultati. Sono realistici? Sì, perché io ti sto mostrando un conto reale. Ti sto mostrando un MyFXBook, quindi tu, un trader che mettetevi nei panni di un trader che è sottocapitalizzato, inizia e dice: Ok, ma io che alternative ho?
a parte che uccidermi con la leva, che cosa posso fare? E crearsi, ad esempio, un approccio del genere può essere un qualcosa di molto sensato, ma anche per chi poi è capitalizzato, perché io non è questo conto qui a 3.009, però ho anche un altro conto dove sono molto più aggressivo e il conto è molto più capitalizzato, ma anche qui sto utilizzando la D-Grid, ma lo utilizzo in una maniera diversa. Magari qui mi vado a cercare un min reverting, dove proprio perché posso magari attivare delle situazioni con le correlazioni e quindi attivare delle coperture più particolari. Però qui io parto proprio da un discorso da chi ha le prime, magari anche le prime armi, vuole approcciarsi in modo serio e sostenibile con una strategia dove ha tutto comunque, con la D-Grid sia un qualcosa di assolutamente professionale, e poi dietro ci sono tutti quegli studi statistici che io non ho fatto, ad esempio, sul DAX. Però, Antonio, ti suggerisco magari di farlo, magari se sei in chat, di farmi vedere lo studio. Allora, non ho capito come entri a mercato. Allora, sì, il materiale con tutto il webinar sarà disponibile, poi magari metto le slide. Allora, ci sono tantissime domande. Dalino mi chiede, potresti farci le impostazioni in questo caso se chiedono sempre gli stessi parametri a parte la direzione? Sì, io utilizzo sempre gli stessi parametri, basato sulla... Allora, ad esempio qui ci sono... 3.900 euro, vedete il margine in pips è di 14.000 pips. Quando io voglio almeno 10.000 di margine, me lo calcola direttamente il sistema, e quando raggiungo 10.000 io aumento la size. Quindi ogni volta che io avrò questo rapporto, quindi per farvela breve, adesso su 3.000 euro utilizzo una size d'ingresso di 0,03, ok, singola size. Se arrivo a 4.000 utilizzerò 0,04, ma il rapporto rischio è sempre lo stesso perché ho sempre 10.000 famosi margini di pips. Ok, quindi arrivo a 5.000, userò 0,05. Quindi questa cosa qui è molto utile proprio perché si cresce man mano che si fa questo piano di accumulo, però la size aumenta di conseguenza perché altrimenti se arrivo a 50.000 e magari mantengo i micro lotti non vado da nessuna parte, devo aumentarli contestualmente. Ok, i parametri sono questi. Allora, io su euro-dollaro utilizzo un margin break di 0,3 pips, quindi margin break l'ho spiegato nel precedente webinar, e i lotti quindi dipende dal margine. Lo stop loss, questo è importante, lo stop loss non utilizzo un ATR, un trailing, perché io sono contro il trailing stop, l'ho messo molto alto perché proprio nel caso dovesse capitare una situazione di mercato che mi fa andare alle stelle la quotazione, quindi magari parte un trailing stop di 200 volte l'ATR, però non mi interessa. Poi il moltiplicatore di break even, cioè quando la posizione guadagna qui 10 volte l'ATR, in automatico si mette a break even, quindi io sono sicuro di non perdere più. È importante lo stop loss perché io utilizzo uno stop loss dinamico in base alla volatilità che me la ricavo da un grafico H1. Vedete, questo stop loss che cosa fa? Vi va a mettere lo stop loss sul massimo e il minimo della giornata precedente. Ok, quindi io questa situazione adesso, se va in aging, io sarò in aging fino a questi stop per le selle a 1,1997, che sono circa 9 pips, quelli che ho messo io dalla variabile esterna sul massimo e dal minimo qui 9 pips. Ok, quindi diciamo che se adesso mi chiude l'anti-grid, e adesso non l'ha ancora fatto l'ultimo swing, ma se fa un altro swing rialzista, qui io mi vado a coprire. Quindi in teoria io incasserei una perdita, quindi facciamo finta che io che l'anti-grid entri qui, no? Adesso. Ok. Se arriva qui, io che cosa fa? Che cosa ho? Ho una perdita secca di questo importo qui, che durerà fino ai rispettivi stop. Ok. Quindi quando poi arriverò agli stop, io incasserò, ad esempio, se
continua a salire, va a 1,1297, io incasso lo stop delle tre selle, ok? Però avrò tre buy che guadagno. Quindi posso decidere, e qui poi lo potete fare voi in discrezionale, a me non piace, di recuperare questo importo che state perdendo. Quindi, che ne so, avete tre operazioni che guadagnano, riuscire a guadagnare questi 2 euro che state perdendo, allora iniziate a chiudere le operazioni e potete chiudere tutte e tre e dire, ok, io ho guadagnato, ho recuperato la perdita. Oppure, che ne so, guadagnate 10 pip, 10 pip rispetto a questo e potete chiuderle, nessuno lo vieta. Per me è un approccio che sul lungo periodo non funziona. E quindi punto ad andare a prendere il grosso della direzionalità. Però si può fare. Ok, qui questo lo cancello, il buy stop. Ok, allora abbiamo sforato l'ora. Allora, adesso io stoppo la registrazione. Vi ringrazio ovviamente per essere stati qui. Adesso vi dico.